Allora siete tutti pronti? Andiamo? Sì! Sì! Di chi è stata l'idea di organizzare un picnic proprio oggi? Mia. Perché? Non hai visto le previsioni? Pioverà dalle 3 di pomeriggio alle 8 di sera. Caspita, questa non ci voleva! Sei proprio uno stupido! Ma perché mi demoralizzate? Non è detto che pioverà! Dicevi? Beh, io a casa tutto il giorno non ci sto. E poi oggi avevo invitato Fernando per farvelo conoscere. Sarebbe un peccato annullare tutto. Invitiamo gli altri da noi. Faremo qualcosa al chiuso. Un vero peccato aver rinunciato al picnic, ma Ken non aveva guardato le previsioni. Non devi mica dirlo a tutti! Nessun problema. Sarà comunque divertente conoscerci oggi, senza fare nulla di particolare. Uno spasso! Fernando, sei tu oggi che dirigi la festa. Allora, che proponi di fare? Ah, non mi date tutte queste responsabilità. Non sono così creativo. Basta che proponi qualche gioco, nulla di complesso. Beh, me ne è venuto in mente uno, ma non so se vi piacerebbe. Hai pareja aquí, cioè hai coppie, ci sono coppie in questo gruppo e non vorrei creare disagi. Che hai intenzione di fare? Non toccare Britney. Amico mio, tranquillo, nessuno ti tocca Britney. Avanti Fernando, spiega questo gioco, ci hai incuriosito un po' tutti. Bueno, se non avete altre idee. Avanti! Bueno, simplemente il gioco della bottiglia, mettiamo la bottiglia al centro, la facciamo girare. I due che verranno indicati dalla bottiglia dovranno baciarsi. Ci sono alcune persone qui nel gruppo che mi disgustano. Possiamo fare eliminazione. Così se c'è qualcuno che non voglio baciare, mi autoelimino e non devo baciarlo. Bella idea, Jennifer. Così ci sarà anche un vincitore. Sono un po' geloso, devo dire. Anch'io, fratello. Questo gioco mi sembra molto stupido. Forse un po' imbarazzante. Idiota, si tratta di un bacio, una questione di 0,01 secondi. Sean! Non essere gelosa. Faccio partire. Nikki dovrà baciare... John! Cosa? Oh mio Dio! Il ragazzo della mia migliore amica! Sarà divertentissimo da guardare! Cosa? Non sei gelosa? Ma no! È solo un bacio per uno stupido gioco! Sam, dovresti imparare da lei. Il pensiero che qualcuno possa baciarti mi fa girare i nervi! Ok, penso non imparerai. Allora, John, andiamo con questo stupido bacio. Io non mi tirerò indietro. Vincerò questo gioco. Com'è stato? Un po' strano, ma... divertente. Se la giornata procede così, allora sarà divertente. Vai con round 2. Jennifer e Justin. Oh mio Dio, che imbarazzo. Da subito devo iniziare. Ho come l'impressione che Justin non abbia un cattivo alito, quindi non rifiuto, poteva andarmi peggio. Cosa? Ma tu non volevi eliminarmi? Oh. Quante storie per uno stupido bacio. E comunque non sai baciare. Non mi hai nemmeno dato il tempo. Ridicolo, voleva capitare con Jade. Basta Ken con sta storia. Nuovo turno. Rosie con... Luke? Oh, vecchia ship sbloccata. E Luke anni fa aveva una cash per me, ma poi l'ho frenzionato per stare con John. Tutto qua. Rosalinda, sei proprio un'ingenua a dire sempre gli affari tuoi agli altri. Io lo faccio comunque. Per te nessun problema, Luke, no? Assolutamente no. Questo gioco sembra semplice. Secondo me non arriveremo mai a un vincitore di questo passo. Quarto giro. Lexi e Jay. Caspita, anche questa è una vecchia coppia. Capisco. Che schifo. Lexi, te la senti di farlo, il tuo ex. Come se non lo sapessi. Già la situazione è imbarazzante, vi ci mettete anche voi. Che farai, Ritter? Io esco dal gioco. Preferisco non baciare Lexi. Anch'io mi ritiro dal gioco. Scusate, non mi piace molto. Lexi, era solo un bacio. Non importa, vinci per me. Ok, abbiamo già due eliminati. Andiamo al prossimo turno. Katie deve baciare Fernando. Oh mio Dio! Non mi ritiro di certo. Un ragazzo così bello non capita tutti i giorni. Potrei dire lo stesso di te, signorita. Katie, sappi che in questo momento sei invidiata da tutte. Ma sentila. Grande Fernando! È stato un piacere. Prossima coppia, il mio caro Sam con Jade. Ken, fermati! Non c'è motivo di agitarti. Io esco. Esci? Ma Sam... Ma come, Sam? Io sono così carina. Mi stai così antipatica. Non sei all'altezza di un mio bacio. Ah, che cattivo!
Ma sentiti, e poi fatti due domande. Allora andiamo con un'altra coppia, Liam e Sean. Cosa? Cosa? Io mi sarei rifiutato anche con una persona che mi sta a cuore, ma figuriamoci con una persona come Sean! Che schifo! Tranquillo, Liam, i sentimenti sono ricambiati. Io esco, meglio così. Liam, quante storie? Dovevi solo baciare un amico tuo, nada de scandaloso. Perché non continuate il gioco? Forza! E ora abbiamo... Luke e Jennifer? Proprio mio fratello doveva capitarmi. Non posso accettare. Ma proprio perché tuo fratello, dovrebbe essere più facile, no? Assolutamente no, è solo imbarazzante. Io esco. Anche io sono costretta. Oh, Jenny, perdere così. Bene, rimaniamo sempre in meno. Prossimo turno. Katie e Sean? Oggi è il giorno degli ex. Non ho assolutamente intenzione di farlo. Pensa un po' te, nemmeno io. Eliminati, perfetto. E vai con un altro giro, questo è stato molto breve. Jade e Justin? No, non ce ne parla! Hai visto John? Quello schifoso Justin, ora avrà meglio! Jade, non farlo! Ken, ma sembra che io debba andare in guerra. È solo un bacio. No! Quello schifoso non può permettersi di mettere le sue labbra sulle tue! Non ne ha proprio il diritto! Esco dal gioco, non importa. Allora penso che uscirò anch'io, tanto Ken non mi farà baciare nessuno. Anche prima con Sam era arrabbiato. Ken, sei proprio esagerato! Perché questo tono arrabbiato? In fondo che ti frega? Sembra ti importi di baciare qualche idiota. Basto io! E basta! In questo turno sono uscita io. Con John. Forza Britney, che siamo agli sgoccioli del gioco. Guarda, vincere questo gioco non mi interessa proprio, quindi penso passerò il turno. Guarda che denti li ho lavati stamattina. Vabbè, continuerò a fare quella che gira la bottiglia. Andiamo col prossimo turno. Ken! Con il nostro amico Fernando. Bueno, preferirei una ragazza carina, ma... Vale. Beh, io di baciare uno sconosciuto non me la sento. Scusa, Fernando. Bueno, siamo rimasti in quattro. Ora abbiamo Sisi con Fernando. Oh mio Dio, Jenny, hai sentito? Io con Fernando. Cosa? Perdona? Qual è sto problema? Cosa? Non si può fischiare adesso? Non perdiamo tempo. Fernando, eccomi. Chiaro che non rifiuto il bacio di una così bella ragazza. Wow, piccioncini! Guarda che il bacio dovrebbe durare meno. Ehi, ma te la smetti? Parli come se fosse tu novia. Ok, Rosalinda con Sisi. Non mi rovinerò il buon sapore che ho in bocca. Io esco. Quindi siamo rimasti in tre. Io, Fernando e Nicky. Sbaglio o qualsiasi coppia capiti da adesso in poi verrebbe accettata senza problemi. Voglio dire, credo che non ci sarà solo un vincitore. Infatti, potrei baciare benissimo Nicky come Rosalinda senza problemi. E penso pure voi. Quindi... Quindi siamo i tre vincitori! Sì, solo perché a voi non sono capitate coppie orribili, come a me. Non vi vantate tanto, è solo fortuna. È stato proprio divertente. Grazie, Fernando, di averlo proposto. Ah, e di cosa? Per me invece è stato un piacere conoscerti. Non vedo l'ora di uscire di nuovo. Come di nuovo? Cos'è, fai parte del gruppo adesso? Liam, non farei maleducato. Fernando è simpatico con tutti e che faccio parte del gruppo meno ogni tanto uscirà con noi. Infatti, nessun problema. Bro, quando vuoi, noi ci siamo. Ah... Muchas gracias a casi todos. Casi, cioè quasi tutti. Liam, andiamo a casa. Ho invitato Luke a cena. Ah, nessun problema. Allora ragazzi, vi è piaciuta la giornata di oggi? A me non molto. Questi giochi non mi piacciono. Avrei preferito il picnic all'aria aperta. Per me non è stata male. E poi quel Fernando era proprio simpatico. Sam, che brutti gusti. È Fernando che ha rovinato la giornata con la sua presenza. Liam, so che non sei molto cordiale, ma non esagerare, devi ancora conoscerlo. Infatti, vedrai che è solo questione di tempo, tra un po' sarete amici. Ah, io non credo proprio, piuttosto potremmo diventare ottimi rivali. Cosa? Sì, su chi ha più muscoli, ovviamente. Liam, qui non ce la racconti giusta. Rivali? Ma in cosa? Aspetta, non sarà per Sisi? Sisi? Ma che dici, Sam? Ma certo, oggi Fernando l'ha baciata. Infatti, ricordo la strana reazione di Liam quando sono usciti quei due. Liam, non penserei che Fernando ci stia provando con Sisi? Io... Liam, parla chiaro. Tanto sei tra amici. Oh, va bene. Mi dà un leggero fastidio che...
che Fernando abbia baciato Sisi e che ci parli così tanto, ecco. Perché Sisi è... Ti piace? No, cioè... non lo so, ok? Sono un po' confuso. Secondo me tu sai benissimo che cosa provi e hai paura di Fernando con quell'atteggiamento da manzone, che te la porti via. Eh sì, Sisi mi sembra una persona estroversa, sicura di sé, che abbia bisogno di qualcuno che le tenga testa, come Fernando. Io invece con lei non c'entro niente. Beh, Sisi non mi è sembrato per niente dispiaciuta da Fernando. Anzi, quando gli è uscito, è impazzita di gioia. Mi sembrava che stessimo legando. Poi è arrivato Fernando e ha rovinato tutto quello che si era costruito. Sembra che mi abbia dimenticato. Stai correndo troppo, calma, non è ancora detto niente. Probabilmente Fernando sarà solo un amico e piace a Sisi e starete insieme. Nuke, non prendermi in giro, non ci credi nemmeno tu. Beh, in effetti è proprio attirata da quel Fernando. Ragazzi, andiamo a casa. A parlare non si risolve niente. Piuttosto dobbiamo vedere come vanno le cose. E tu, Liam, non devi rimanere lì come un bamboccio. Devi agire. Allora andiamo a farci la cena. E mangiamo di sicuro non messicano.